Allora, siamo del cicloverico di Ventimiglia, i bambini hanno approntato un piccolo Optimist, che è la barca che loro usano per andare in barca per imparare a vela, hanno fatto i fiori di carta, hanno attaccato la barca tutto così come messo così e adesso fanno la battaglia dei fiori. Vamos alla playa, faremo giri dentro il carro, dentro il primo carro del bombardiere, questo qua. Cerchiamo di far più chiasso possibile. Noi siamo mamma e figlia e stiamo adoperando i costumi dei Ventimigliosi. Come dicevo, questo è il gruppo Un'estate al mare, dove ci siamo noi a capitanare questa ciurma di Total White, di bimbi e genitori misti dietro. Centro estivo Un'estate al mare, dai 3 ai 15 anni, 14 anni. E siamo qui a rappresentare questo nostro gruppo in questo secondo anno di sfilata e nel pomeriggio abbiamo fatto le nostre piccole cosette tra addobbi, per la preparazione della nostra arte, mascotte con piccoli ritocchi su trucco e piccole cosette su preparazione tecniche di trucco. Noi i carri non li facciamo e non li smontiamo mai, sono sempre in preparazione, 365 giorni all'anno. È il carro che possono salire solo i nipoti o i figli degli alpini, altri bambini non possono salire. Dalla scuola estiva del Trocadero. Per realizzare i costumi ci abbiamo messo in tutto 2 settimane, usando del materiale davvero povero, lenzuoli bianchi e cartone e fazzoletti. I bambini erano tanti, quindi grazie a questo bellissimo uomo che ho qua vicino a me, a chi ha realizzato le armature e tutti i dettagli. Le decorazioni, le spade, gli scudi, solo cartone usato. E sono qui con parte del nostro sestiere Burgu per tirare i coriandoli e i bambini a questa manifestazione dei cari dei giovani. Lui invece è, come si chiama? Timothy, il nostro ultimo sbandieratore del Burgu arrivato. Buongiorno, questa qui è l'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, che si dedicano anima e corpo a questa disciplina.